Buonasera a tutti gli amici di MRTV di Benessere e, e benvenuti a questa uh, puntata di Benessere e Bell'Essere che va in onda ovviamente non solo su MRTV ma anche su Border Nights e sul canale Meravigliosamente Serena. Questa sera abbiamo un ospite d'eccezione che è Massimo Mazzucco. Allora lo andiamo a presentare. Ciao Massimo e benvenuto. Grazie per aver accettato questo nostro invito. Buonasera a tutti, grazie a voi. Allora, Massimo, abbiamo questo argomento che io ho visto insomma la formazione di video, la formazione di documentari. In questo periodo, insomma, sta andando molto come, eh, come idea, anche perché sappiamo che i media visivi sono quelli più ricercati in questo, in questo momento. E anche diciamo che grazie a social come YouTube, Odyssey, eccetera, insomma, ci stanno aiutando a fare. A fare sempre più video le persone sono sempre più appassionate e diciamo che questa è la base un po' di, di quello che è il tuo, lavoro, il tuo lavoro oggi. Allora, la mia domanda iniziale, giusto per iniziare questo argomento, è perché nasce uh, l'idea di fare un documentario, l'idea di fare un video riferito ovviamente ad un argomento specifico, cioè cos'è che a te, a Massimo ovviamente, eh, viene in mente per poter fare un video, Beh, qual... più che video? A me, per me è una cosa molto naturale perché avendo io fatto prima il regista di cinema, eh, nel momento in cui mi sono trovato a studiare queste problematiche, anche perché ho cominciato a fare documentari dopo l'11 settembre, eh, nel momento in cui mi sono trovato a studiare queste problematiche, mi è venuto naturale piuttosto che non l'idea di scrivere un libro, che è una cosa che non, non mi viene bene, usando le immagini, siccome si tratta soprattutto di argomenti che necessitano di immagini per essere ragionati e discussi, mi è venuto naturale fare la, come dire, la transizione da, da regia di cinema normale a regia di documentario. Fra l'altro, ci sono molti principi proprio i molti concetti fondamentali della struttura narrativa che puoi applicare sia nel cinema che nel documentario. e Alla fine il meccanismo è sempre quello, si tratta di eh, eh, mantenere viva l'attenzione dello spettatore riguardo a un certo argomento, quindi che sia una storia d'amore fantastica, inventata, eh, girata su Marte, oppure che sia un documentario sulle torri gemelle, tu vuoi comunicare qualcosa allo spettatore, quindi devi usare certe tecniche per tenerlo... Uh, ha vinto al racconto, quindi ci sono proprio dei meccanismi molto simili, per cui mi è venuto naturale fare questa transizione. Eh, devo dire però che fino al 2006-2007 eh, non c'era ancora YouTube, YouTube è arrivato nel 2006, mi sembra 2007. Prima l'idea di, di mettere un video in uh, rete era impensabile, io mi ricordo il primissimo documentario che feci, che era l'inizio. La prima parte di quello che poi sarebbe diventato Inganno globale, che è il mio primo documentario su 11 settembre, ne avevo fatto prima un inizio, avevo trovato un, um, un, editore, un, un, uh, sì, un editore, un proprietario di siti che si chiama Arco Iris TV, il quale era già in grado lui di tenere un video e di farlo vedere in streaming in diretta. Per me era un miracolo assoluto, perché io sapevo come produrre un film, ma non sapevo come distribuirlo. E che ti manca quella parte lì quando uno pensa a fare i film pensa sempre vabbè, come, quanto è difficile farlo e la risposta è che non è difficile farlo è difficile distribuirlo cioè farlo arrivare al pubblico che tu intendi che sia il tuo pubblico da quando è cominciato il eh, youtube poi inizialmente si chiamava google perché li mettevi su google poi google è arrivato youtube ma youtube aveva soltanto 10 minuti al massimo quindi era un po' zoppicante poi hanno messo tempo illimitato, quindi lì proprio si è aperta, si è aperta una, una, una frontiera nuova per me e per tutti quelli che usano questo sistema da, negli, dagli, ultimi, dagli ultimi 15 anni a, ad oggi praticamente. È una, è una rivoluzione totale, oggi chiunque con un telefonino, un minimo di capacità di montaggio e, e tecniche proprio minime, perché ci sono anche dei software che ti aiutano, se hai qualcosa di importante da dire, non solo puoi confezionare il tuo piccolo prodotto, ma puoi farlo arrivare. Potenzialmente a milioni di persone. Eh, hai fatto un appunto molto interessante, Massimo, per esempio, il discorso che dicevi. Non è tanto il produrlo, quanto il distribuirlo. Io, per esempio, che scrivo, eh, al contrario di te, invece, io adoro tantissimo scrivere. E oggi diciamo che il eh, YouTube della scrittura è diventata Amazon, che tu puoi pubblicare e lui addirittura te lo. Eh, te lo divulga, <ride> quindi è un po' YouTube della, eh, della scrittura, diciamo, diciamo un po' così. Quindi è vero, anche prima era, non era tanto scrivere un libro quanto poi arrivare poi al grande, al grande pubblico, perché giustamente anche le case editrici eh, non è che pubblicano tutti i libri, fanno le loro valutazioni in base a quelle che sono le, eh, le proprie... Eh, Strategie, eh, strategie aziendali, quindi eh, mi è piaciuto molto questo, questo parallelismo eh, di, questa, di questa situazione. Allora, eh, ma mh, come mai per esempio, eh, cioè cos'è che ti si scatena nel momento in cui decidi che quell'argomento lo vuoi portare al grande pubblico, cioè perché mh, quel, proprio quell'argomento alla fine, è il motivo per cui no, uno decide di fare questo, questo video oppure per me, per esempio, scrivere un libro. Ecco, nel senso, eh, co cioè com'è che ti nasce in testa l'idea di fare un, allora, uh, un video? Il, il meccanismo che fa scattare tutto per me è l'indignazione di fronte a una grossa bugia. Eh, io non, non ritengo di avere verità assolute da dispensare a nessuno, però ritengo di avere una buona capacità di annusare certe bugie, questo sì. Quando mi trovo di fronte a una bugia che per me è palese, ma non per tutti lo è, allora mi viene voglia di farlo sapere. Dici, guarda che ti stanno prendendo in giro. Dopodiché ognuno fa quello che vuole, ma io sento come dire il dovere di denunciare la bugia, stiamo parlando non delle bugie del, del pizzicagno, ovviamente, stiamo parlando delle grandi bugie storiche, quelle che io ritengo, gli attentati dell'11 settembre, i, i, i falsi viaggi, quelli che io ritengo falsi viaggi sulla Luna, l'omicidio Kennedy che ci continuano a raccontare ancora nei libri di storia che è stato ucciso da, dall'assassino che si chiamava Oswald, tutte bugie che curiosamente vanno sempre a proteggere i veri malfattori, che sono quegli operatori di, di, di quel crimine, e vanno a incolpare qualcuno che non c'entra niente. Allora è chiaro che se tu hai una certa capacità narrativa, espositiva, diciamo, sai, conosci un po' i meccanismi eh, della comunicazione e sei di fronte a una bugia che, della quale tu ti rendi conto che non tutti sono coscienti, ti, ti viene voglia di dire, oh ragazzi, guardate che non è mica così. E così nasce 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 il meccanismo. Dopodiché ti appassioni. La, la cosa che, che mi succede sempre, in tutti i casi, è che ogni volta che inizi un'avventura di queste, tipo 11 settembre, tipo La Luna, o tipo Lo Manca l'omicidio Kennedy, io ne so magari il 10% di quella roba lì, ne, ho, ne so quel tanto che basta. A iniziare il documentario, ma poi quando inizio a studiare veramente a fondo, scopro un altro, no, un altro 90%, c'è cioè la punta dell'iceberg famosa, tutta la parte sommersa che è ancora molto più corposa. E quindi ci prendi gusto prima perché ti intanto hai la conferma che avevi visto giusto. Non so, ti faccio un esempio, per esempio, con l'ultimo documentario che ho fatto sugli, sugli gli allunaggi di missione della NASA. Io sono partito. a come fotografo, nel senso che, siccome ho fatto da giovane, ho fatto il fotografo di moda ad alti livelli, quindi ero bravo. Eh, mi ricordo quando vidi le fotografie della NASA messe in rete, finalmente le fotografie delle missioni Apollo messe in rete, erano all'inizio degli anni 2000. Mi sembra messe in rete dalla NASA stessa. Mi ricordo che notai in quelle fotografie della, delle missioni lunari gli stessi identici difetti che io riscontravo sul mio set quando cercavo in studio di replicare la luce del sole. Cioè, molte volte, invece di andare alle Bahamas a fotografare i costumi da bagno, eh, siccome non c'erano i soldi, non c'era tempo, c'era brutto tempo, o oh, per mille motivi, si faceva in studio, si faceva per finta, cioè, mettevi un 4 metri x4 di sabbia, un fondale dietro che proiettava una bella spiaggia delle Maldive, la modella illuminata con un grosso faro che assomiglia alla luce del sole e fai finta di essere alle Maldive e te la cavi molto più in fretta con meno costi e senza doverti spostare valigie, viaggi, eccetera. Il problema è che non riesci in studio a replicare al 100% la luce del sole, perché la luce del sole è impossibile da replicare con le luci artificiali. Puoi farla simile, ma l'occhio del professionista se ne accorge. Ci sono mille piccole cose che tu sai che non è luce del sole. Allora, avendo questa esperienza alle spalle, quando ho visto per la prima volta le foto degli, degli allunaggi, guardate con l'occhio del fotografo, ho visto gli stessi difetti che io non riuscivo a togliere. Dalle mie in studio, ho capito che erano fatte in studio, allora la prima cosa che feci, chiamai oliviero Toscani, per il quale avevo lavorato come assistente, da, da, da cui ho imparato il lavoro, il mestiere, io l'ho imparato facendo il suo assistente negli anni Ottanta. Eravamo rimasti buoni rapporti. L'ho chiamato e gli, gli chiede: Mi dice Olivero, cosa hai, cos hai pensato tu la prima volta che hai visto le foto della Luna? E lui mi rispose testualmente: Ho pensato che se le avessero fatte fare a me le avrei fatte molto meglio. A quel punto ho capito che non ero io che ero paranoico o complotista, ma che lì c'era un problema. Quindi questo è stato sufficiente per dirti il famoso 10%, no? è stato sufficiente a far scattare la voglia di farci un documentario per far spiegare agli altri che quelle foto erano false. Nel frattempo, facendo tutte le ricerche, sono venute fuori altre mille magagne del, 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 che riguardano le, missioni, le, le, missioni, le presunte missioni lunari della NASA. Per cui è venuto fuori alla fine un documentario di tre ore e mezza, molto corposo e pieno di argomenti. Ma era proprio il, il lo scoprire, sono partito da una cosa giusta. Più cercavo, più ne trovavo e quindi diventa anche entusiasmante completare il lavoro. Quindi è un processo che parte con una scintilla e poi diventa una fiamma. Allora Massimo, prima di continuare vorrei presentarti un amico che si è unito a noi. Ciao Fabio! Ciao, buona segata. Mi sembra di averlo già visto in rete, adesso non, non vedo bene, ma è una faccia, non è del tutto sconosciuta. Ciao Fabio. Esatto. Ci siamo visti da qualche parte. Eh, ma sai, qua non si sa più bene i tempi, le modalità, quindi insomma, magari eh, non vi ricordavate più, eh, più l'uno dell'altro. Allora, insomma, <ride> grazie Fabio per esserti aggiunto a noi in questo, in questo momento. Eh, noi intanto siamo andati avanti, Fabio ha iniziato a chiedere ovviamente a Massimo cosa lo spinge a, a fare questi. Questi documentari. E Massimo, ecco, una cosa eh, interessante, Massimo, che a me affascina è ehm, quando, perché a me piace proprio fare anche come ti dicevo prima, il parallelismo con me che sono invece eh, scrittrice, no? E, e quindi capire un po' se abbiamo le stesse modalità di, eh, di ragionamento quando mettiamo giù, quando mettiamo giù qualcosa. E la difficoltà più grande che tu trovi quando fai i documentari è trovare il materiale, metterlo insieme o capire eventualmente quale mettere nel documentario e quale invece tagliare, perché ovviamente io penso che non si può mettere tutto, ovviamente. E come ah. fai la scelta in questo, eh. in questo eh. caso? <ride> Perdendo ogni volta tre anni di vita, questa è la risposta breve <ride> a tutto. Cioè, con tre anni di, di, di calma, di lavoro e di lavoro minuzioso, che poi alla fine quando finisci non ti rendi neanche conto, dici, cacchio, sono tre anni che stavo lavorando su questa roba, cioè quando è finito ti rendi conto dell'incubo che hai vissuto, perché poi è anche un incubo non è solo entusiasmato. Allora, la ricerca dei materiali è relativamente facile, perché specialmente se vai sugli argomenti storici, voglio dire, se tu fai, vuoi fare un documentario sull'omicidio Kennedy, cioè hai, hai da passare settimane... Soltanto a scaricare documentari che esistono già, e quindi trovare il reperire il materiale è la parte più facile. La parte più difficile è visionarlo tutto e indicizzare quello che tu stai, stai trovando. Ti faccio l'esempio dell'Ucraina, che è quello più il documentario più recente che ho fatto. Eh, ci sono cinque o sei documentari importanti fatti uno da Oliver Stone, uno da Nikita Mikhailov, più altri, eh, sul, sulla storia dell'Ucraina, specialmente negli ultimi dieci anni. Ah, sono documentari di 8 ore, 10 ore, 12 ore, l'uno. Allora tu devi prenderli, metterli dentro un editor di, 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 di montaggio, te li cominci a vedere e man mano che lo vedi se Trovi una cosa che ti può interessare? Devi mettere un, un, un marker, un'indicazione: eh, Putin dice ti amo a sua sorella, e lo segni perché se no, dopo quando hai finito le 16 ore che dici mi, mi servirebbe quella scena di Putin che dice ti amo a, mia, a sua sorella, non la trovi più. Non, non puoi ogni volta che cerchi una cosa riguardarti 16 ore di documentari. Quindi devi indicizzare il tuo. Io lavoro così, devi indicizzare il tutto. E mi faccio una specie di documento in testo, in Word, con tutto quello, tutte le, le indicazioni che ci sono. Quindi la prima parte è la lettura e l'acquisizione di tutto quello che c'è disponibile, indicizzato bene. Poi cominci a ragionare sulla struttura del racconto, e lì ti ripeto: subentra anche l'esperienza in parte di aver già fatto cinema, perché una sceneggiatura di un documentario per molti versi, non per tutti, ma per molti versi è simile a quella del cinema, i principi fondamentali sono gli stessi. Quindi cominci a ragionare su, in base a quello che hai, su come costruire la tua storia, perché ci sono molte persone che partono eh, da, da una certa idea fissa, dicono voglio dimostrare questa certa cosa e poi vanno alla ricerca delle di, di elementi che dimostrino quella cosa. Io invece uso un sistema molto più, come dire, serendipiti. Cioè, in base a quello che trovo, so quali sono i punti di forza su cui posso lavorare. Quindi, se ho, per esempio, una meravigliosa intervista di Putin che dice alla fine, guardate che se voi continuate a romperci le scatole con questi missili, per noi questa è una linea rossa che non passerà mai, ti faccio un esempio, se io so di avere quel pezzo di intervista, è chiaro che costruisco tutto il finale del documentario perché, per arrivare lì perché ho quel pezzo lì. Quindi, prima raccolta del, 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 degli elementi di, di, di documentari e anche articoli, ovviamente, non sono solo eh, documentari che scarichi, no? Mi fai tutti i tuoi bei folder divisi. Ogni volta divento sempre più sofisticato nel dividerli, perché sennò poi non trovi mai niente. Tutto organizzato. Poi la struttura del racconto, poi cominci a scriverlo. E lì, e, e lì comincia proprio la, la, la tua. La tua Capacità di portare lì è sicuramente in, in similitudine con il tuo lavoro, la capacità di prendere per mano lo spettatore o il lettore senza ingannarlo, ma condurlo secondo dei passi logici che tu sai che lui riesca a seguire. Adesso non so se lo fai anche tu, ma un esercizio che io faccio quotidianamente è quello di ogni mattina. Immagino tu con ogni capitolo nuovo per dire io ogni mattina riguardo. Il montato che ho fatto il giorno prima, ma lo guardo con occhio da spettatore, non con occhio di chi voleva dire certe cose, lo guardo facendo finta di non sapere cosa c'è, cerco faccio un piccolo esercizio mentale di lavaggio del cervello, lo guardo che, da spettatore. Massimo, che non è facile tra l'altro no, da fare, la, perché è, la, ognuno di noi ha, ha proprio delle, dei condizionamenti anche su quello che ha fatto e sulle idee che ha, quindi questo non è molto importante. Molto difficile ma molto importante, tra l'altro. Questo è il, è il problema di tutti i, tutti i meccanismi creativi. C'è cioè un pittore che dice: Ho in mente questa immagine bellissima de, de, dell'universo, la vedo come una, una, una strisciata arancione che si perde nel blu. Per dire, no, si mette lì con la tela, fa la sua strisciata arancione che si perde nel blu. Lui la vede come l'universo perché lui se l'è già immaginata così. Quindi ha realizzato sulla tela quello che già aveva in testa, quindi dice "Ah, oh, che bello, è proprio bello, è l'universo". Momento. Fallo vedere a tua nonna. Se lo fa vedere a tua nonna, ti dice "Così, ah, quella riga arancione". Allora vuol dire che c'è qualche cosa che manca. E allora e questo è l'esercizio devi metterti nel ruolo della nonna o della mamma, o della moglie o del figlio, eccetera, cioè dello spettatore qualunque. Se riesci a fare questo senza mettere dentro nella tua valutazione le intenzioni dell'autore hai capito che la comunicazione funziona. Quindi la comunicazione ha due passaggi: uno è dare un messaggio, l'altro è vedere se il messaggio arriva. Molti sono bravissimi a darlo e poi si stupiscono: ci sono quelli nel tuo campo, cioè, avrai mille amici che magari ti dicono: Oh, io scrivo delle cose bellissime, non mi vuole pubblicare nessuno. È un classico questo. No? L'artista incompreso è un classico del nostro tempo. Ecco, non mi vogliono perché, se non ti vogliono, è perché, evidentemente, quello che tu credi di lì dentro non esce dall'altra parte. Stai tranquillo che se uscisse e se le cose sono interessanti, qualcuno che ti pubblica lo trovi. Quindi l'esercizio ogni mattina di riguardare il montato e purtroppo cosa succede? Che non è che tutte le mattine riguardi il montato e dici ah oh, che bello, molte volte non, non, non ti arriva assolutamente quello che volevi metterci dentro la sera prima, allora ritorni indietro, rismonti, rifai ed ecco che tre anni se ne vanno molto velocemente così. Sì, sì, beh, immagino che, che ovviamente il, il tempo, il cosiddetto cronos, il tempo lineare, eh. in realtà non ci si rende neanche conto che passa in questi, in questi frangenti. E l'altra domanda che ti facevo Massimo. Ehm, quanto difficile è lasciare fuori degli argomenti che magari potrebbero essere per te interessanti, ma che poi rendono tutto molto più lungo. Che è un po' quello che succede anche nei film, no? nei film veri e propri, cosa succede? E certe scene devono essere tagliate, magari erano anche fondamentali per determinati aspetti da comprendere nella, nel film. Però, alla fine bisogna farli dei tagli ecco anche lì come fai la scelta cioè eh, perché è veramente difficile togliere magari qualcosa che potrebbe essere interessante oppure tu essendo un documentario quindi non un film eh, dici beh non mi interessa se dura due ore dura invece tre ore e mezza per me va bene lo stesso no, cioè, fai... no, no. Mm. mai mai perché non finisce più e ti viene fuori di 12 ore a te piace moltissimo, gli altri si addormentano dopo un minuto e mezzo. Cioè non, non, è, non è proprio l'errore da non fare questo qua. Cioè il, il, la seconda cosa più difficile, allora la prima più difficile abbiamo detto è mettersi nell'occhio dello spettatore. La seconda cosa più difficile è rinunciare alle cose di cui tu ti innamori. Tu per esempio scrivi una bellissima scena ambientata in un posto particolare che ti piace moltissimo che però c'entra poco col romanzo che stai scrivendo. Allora qual è il criterio? Una volta che tu stabilisci all'inizio del film o del libro di che cosa vuoi parlare, cioè a quale, a quale conclusione tu vuoi arrivare, quindi qual è l'argomento che vuoi spolpare per arrivare a una certa conclusione, la regola è semplicissima. Tutto ciò che non contribuisce a spolpare quell'argomento e arrivare a quella conclusione, anche se è bellissimo, distrae lo spettatore non c'entra niente che è il motivo per cui moltissimi documentari presenti in rete, in rete oggi tu li vedi cominci a vederli dopo un quarto d'ora hai quella sensazione che cominciano a girare in tondo e non capisci più dove stanno andando perché perché hanno perso quel filo diretto fra la premessa e la conclusione che uno de deve invece tenere sempre teso cioè il, il motivo per cui un documentario funziona è quando tu una volta posta la domanda iniziale non so, prendi il, il mio documentario sulle, sulle cure proibite del cancro. La domanda iniziale è: perché tutto nel mondo si è evoluto, il telegrafo si è evoluto, è diventato l'internet in cento anni, gli aerei che manco riuscivano a volare, adesso sono dei gel supersonici, eccetera, eccetera. E l'unica cosa che non è cambiata è l'incapacità totale di curare il cancro, ce l'abbiamo la stessa da cento anni fa ad oggi. Pum! Una volta fatta questa domanda. E hai stimolato nello spettatore la curiosità per avere la risposta. Tutto ciò che contribuisce a rispondere a quella domanda serve. Tutto ciò che non contribuisce non serve, anche se è interessantissimo ed è bellissimo. Questo è il, 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 il criterio. Quindi è la domanda subliminale che tu poni allo spettatore, subliminale o esplicita, che tu poni allo spettatore o al tuo lettore all'inizio, nel primo capitolo, è quella che ti deve fare da, da guida per tutto il libro, per tutto il film. Tu scrivi un libro sulla storia di due sorelle che si odiano e vuoi far capire nel tuo romanzo perché le due sorelle si odiano, tutto ciò che servirà a contribuire a, questo, a questa domanda iniziale che tu hai posto, mettilo nel libro. Tutto quello che non serve a niente, anche se è bellissimo, lascialo fuori. Cosa vuoi scrivi un altro dopo. Se no lì va a confondere il, il, il percorso subliminale dello spettatore, perché lo spettatore ha due livelli di, di percorso quando guarda qualcosa o legge qualcosa. Uno è la lettura razionale, guarda le immagini, vede le cose che succedono, segue i fatti che tu gli racconti, oppure le, leggi i tuoi capitoli e segue i fatti che tu gli descrivi. Ma l'altro è il percorso subliminale, quello, quello che nessuno vede ma che è quello più importante di tutti, e cioè quali emozioni gli vengono di volta in volta lungo il percorso stimolate per portarlo all'emozione finale e alla catarsi, quindi alla risposta rispetto alla domanda iniziale. Quindi tu devi tenere d'occhio il percorso emotivo subliminale dello spettatore, non quello razionale. A livello razionale, come dicevo, puoi scrivere delle scene bellissime, ma poi ti rendi conto che il percorso interiore si è interrotto. Ed ecco il motivo, dicevo, della noia che ti viene molto spesso guardando i documentari che ci sono oggi in rete. Stai lì 15-20 minuti, poi a un certo punto non capisci perché, non sai più cosa stai guardando, perché si è rotto il tuo... Filo subliminale razionalmente capisci cosa sta dicendo ancora, ma sotto le tue emozioni non ti seguono più perché lui ha preso delle strade diverse e non è stato capace di tenere teso quel filo narrativo che è importante tenere teso. In effetti, Massimo, io noto insomma una differenza ovviamente rispetto a qualche, eh, a qualche anno fa perché era eh, qualche anno fa, eravamo ancora in quella che viene almeno io la definisco così. Poi, insomma l'era dell'informazione, quindi la ricerca spasmodica ovviamente di conoscere, di sapere, perché finalmente internet ci aveva dato la possibilità di accedere a tutte quelle informazioni, conoscenze di qualsiasi tipo, ovviamente, che prima non potevamo avere, insomma la ricerca era molto più eh, lunga e più difficile. Il problema è che oggi siamo nell'era dell'attenzione, io la definisco così, quindi la sintesi è fondamentale. E io, per esempio, l'ho visto anche nei, nei libri che una volta si facevano in malloppi molto, anche di 6, 7, 800 pagine. Oggi, una persona che arriva in libreria e che vede un libro così grosso, non lo prende. Ne vede uno di 150 pagine e lo prende. Ed è un aspetto, cioè l'aspetto della sintesi, secondo me, è fondamentale. E non so eh, cosa ne pensi tu, ma magari anche. Eh, anche Fabio, perché Fabio sa che io monopolizzo molto le, <ride> poi le discussioni, no, e... certo. anche Fabio Scusa. no, dicevo, sul pubblico è, è molto cambiato, secondo me, in questi due anni. Cioè, la, la situazione si è talmente estremizzata per i motivi che sappiamo. E eh, radicalizzata anche, eh, sono anche spuntati come funghi, no? personaggi che, che magari fanno presa, però senza il lavoro tipo il lavoro che fa Massimo, che appunto dura giorni, settimane, mesi eh, e magari fa più presa uno che arriva no? e la spara, dice la cosa. E irrazionalmente in un momento come questo fa molta più presa. Quindi, cosa succede? Che se tu non dici, dopo appunto mesi e mesi, non fai un documentario che dice anche eh, che magari dietro un certo fenomeno chissà cosa c'è, o comunque non vai dritto su un determinato argomento che comunque parla la pancia delle persone, allora automaticamente. Nella, nella migliore delle ipotesi, insomma, non hai capito nulla, nella peggiore, no, la, Lavori per il, per il nemico. Cioè, mi pare oggi, non so se Massimo è d'accordo, c'è molta più difficoltà, ecco, soprattutto nel pubblico che, che magari ci segue e che ti segue, eh, nel affrontare in modo serio gli argomenti. Io noto questo, così ogni tanto cerco di estraniarmi, cioè è diventato molto più difficile. Eh, far valere la serietà non vale solo in questo campo, ma vale anche nei campi eh, di, di ricercatori no? che sono seri, e poi magari arriva uno così, un improvvisato, che magari dice le cose in un certo modo, e, e fa... magari è normale che sia così, però ecco, io lo rilevo. Questo, questo cambiamento, Massimo. Guarda, il, il, io ho fatto una scelta rispetto a questo ragionamento: uno dovrebbe fare solamente delle cose molto brevi, molto sintetiche, molto efficaci. Io ho fatto la scelta completamente opposta. Il mio ultimo documentario, quello della Luna, dura tre ore e mezzo, quello dell'11 settembre, il penultimo, dura addirittura cinque ore. Ah, ovviamente so già, non è che io sia così illuso da pensare che eh, lo guarderanno tutti comunque perché è bellissimo, no, so già che buona parte della gente eh, non ha nessuna voglia di stare lì tre ore e mezzo a guardare perché secondo me non siamo andati sulla Luna, ma io a quel pubblico rinuncio già in partenza. Cioè faccio prima una scelta di pubblico precisa e io mi rivolgo a quelli che invece vogliono capire la cosa fino in fondo, che sono di meno, ma che so che almeno una volta che avranno visto quel documentario avranno tutte le informazioni che andavano cercando, tutte quelle che io posso dargli se non altro, non tutte, 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 ma il massimo che io Dai, abbia degli spunti ulteriori che magari loro possono andare poi a, ad approfondire se, eh, se interessano Anche... no in questo caso è il contrario cioè l'approfondimento glielo faccio io il, il, diciamo la versione breve ecco ti faccio i due esempi perché io ho fatto due film il primo era inganno globale sull'11 settembre del 2006 che mandò in onda tra l'altro mentana quando, quando ancora faceva il giornalista lo mandò su matrix e l'ultimo di 5 ore, sul, sempre sull'11 settembre, che è la nuova per l'Arbor. La differenza qual è? Che quello dell'11, il primo, davo gli spunti, come dici tu, cioè come mai gli aerei non sono intervenuti, di solito intervengono sempre qui, hanno lasciato scorazzare questi dirottamenti per un'ora e mezza senza riuscire a intercettarli. Punto. Come mai queste eh, torri cadono giù a una velocità di 10 secondi, che sembra così veloce, eccetera, eccetera. E buttavo là gli spunti. Cosa succede? Che se tu, in questi argomenti controversi ovviamente, se tu dai soltanto gli spunti, poi salta fuori il, il, il debunker, quello che sostiene la versione ufficiale, il quale ti trova una spiegazione apparentemente valida per ciascuna di queste domande. Ah, no, gli aerei non li hanno intercettati perché in quel momento c'era una gran confusione, si sono sbagliati. Che ne so, le torri cadono così velocemente perché in realtà erano fatte di burro sotto. Non lo, tu non lo sapevi, ma c'era l'ultimo pezzo delle colonne, era fatto di burro. Esagero, ovviamente. No? Ecco. Allora ho detto: No, adesso mi sono stufato di fare sempre l'accusa e poi avere l'altro che trova la risposta pronta. Adesso prendo la mia accusa, la sua risposta e gli smonto anche questa ecco perché dura 5 ore non è perché io ami torturare la gente in particolare so benissimo quanto è pesante stare davanti allo schermo 5 ore tant'è è vero che sono pochi quelli che lo vedono tutti in un colpo solo ci vuole proprio una lunga giornata piovosa di dicembre per, 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 con cui non hai niente da fare ecco. Il, il, oh, prendo la mia accusa, la risposta che ha dato lui e faccio vedere perché la sua risposta non sta in piedi a quel punto il discorso finisce e infatti il mio documentario sul 11 settembre, l'ultimo è lì con 50 domande ai, 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 a quelli che sostengono la versione ufficiale, qua, alle quali non riescono più a rispondere perché la loro prima risposta glielo è già invalidata. Quindi è purtroppo è un, è un, è un, un meccanismo multistrato: c'è la bugia originale degli attentati dell'11 settembre, quella che ci racconta il governo americano, sono stati gli islamici che hanno dirottato gli aerei. Questa è la bugia originale. Poi ci sono i dubbi di quelli che non ci credono. Poi ci sono le spiegazioni a quei dubbi dei debunk, di quelli che sostengono la versione ufficiale. Quindi, un secondo strato di bugie che va a coprire la prima, perché tu hai obiettato alla prima bugia. Allora, lui te ne inventa un'altra. Appunto, le torri erano fatte di burro. Allora, la persona diciamo, che si accontenta dice: Ah, beh, erano fatte di burro, quindi ecco perché sono cadute. Posso andare a dormire tranquillo. La persona che non si accontenta. Vuole sapere allora che, perché? E io do la terza risposta. È chiaro quindi che io, più vai avanti nel, nei passaggi dialettici, e più il pubblico che ha voglia di arrivare fino in fondo si restringe, però almeno so che a quel pubblico in particolare io posso dare la massima soddisfazione che posso offrire. Io ho fatto questa scelta qua. Ma guarda, Massimo, ti ringrazio. Nel senso che è la stessa scelta che, che ho fatto io, ovviamente, nei miei, nei miei libri, nei miei scritti. Insomma, anch'io tendo a voler dare comunque una spiegazione completa. E quindi, tante volte, anche quando facciamo, per esempio, i video, le interviste, così come stiamo facendo. Oggi mi dicono: ma perché non le fate un po' più brevi? Ma insomma, eh, tu ascolta eh. quello che vuoi ascoltare di quell'ora e vuoi ascoltare dieci minuti, ascolta dieci minuti. C'è chi invece mi dice: no, ma dieci minuti sono troppo pochi, voglio approfondire ulteriormente. Quindi insomma, ognuno poi la parla, propria... fai una scelta di pubblico all'inizio, è la cosa più, la so. cosa più facile. Esatto, beh, anche questo non è comunque scontato, Massimo, quando si fa la produzione. Chiediamo a Fabio, scusa, chiediamo a Fabio lui come ha ragione, perché lui fa un sacco di interviste. Io non so come faccia, fra l'altro, mi deve spiegare che, chi è il suo pusher perché voglio anch'io le stesse droghe che usa lui. Perché... Ha trovato come... il modo per clonarsi, Massimo, e non eh, ce l'ho ecco visto. Ecco perché, ecco perché, ecco perché. Comunque, parte le battute. Lui ne fa tantissime. Come fai, Fabio, a capire qual è la durata giusta di un'intervista? quando è troppo, quando è troppo poco, cioè a che livello, ti, come ragioni tu rispetto a, a, a quale livello di profondità arrivare in un'intervista? Beh, sicuramente dal, se scatta no, un'alchimia, un'empatia, diciamo che io faccio seguire il flusso, io sono, come dire, per alcuni è un grosso difetto, per altri è un pregio, perché io raramente... Interrompo, cioè una cosa che mi dà fastidio da spettatore, cioè quando vedo in televisione questi scalmanati tipo Porro, tra l'altro, penso che ne, ne una parli. Che caso? così, un a caso. Eh, eh, interrompe in quella maniera, io capisco che lì chiaramente ci sono dei tassativi, come li chiamano, quindi devi eh, per forza mandare poi la pubblicità a quasi a, a quel secondo spaccato, quindi noi que queste problematiche non ce le abbiamo, però mi dà veramente fastidio perché senti che una persona che magari non ha la capacità di, come altri, magari in dieci secondi con un concetto, ma magari un concetto interessante, arriva questo, lo tronca e quel concetto il pubblico non lo ascolterà mai. Quindi eh, chiaramente questa scelta che faccio è rischiosa perché con alcuni ospiti cioè, magari posso rischiare di addormentarmi anch'io, però credo che nel rispetto della persona, cioè rispetto molto la persona, dal logorroico a quello che invece gli devi fare e lo devi imboccare continuamente, perché no, eh, ti fa è eh, una risposta di un secondo. E quindi diciamo che seguo molto il flusso, ci sono dei flussi che, che chiaramente prolungo perché si percepisce che sta venendo fuori. Un qualcosa di grosso e altri dove magari sto nei canonici 30-40 minuti perché comunque mi sono stancato io per primo anche se magari non lo posso dire e anche perché poi eh, un'altra cosa l'avevamo già detta un'altra volta eh, guardo più che altro i contenuti no? non vado a vedere come parlo cioè io ad esempio l'intervista che facciamo il martedì so, ho fatto una scelta anch'io di non chiamare sempre i soliti, no? perché sappiamo che se chiamiamo 4 o 5, no? sicuramente hai garantito molte più visualizzazioni. Invece io ho fatto un'altra scelta, cioè portare anche un personaggio che magari oggi è semi sconosciuto ma che sta esprimendo dei concetti interessanti, poi magari nei prossimi anni, come è già accaduto in passato, magari avrà un certo seguito. Uno di, esempio, Pensiamo a Michele Giovagnoli, l'ho intervistato anni fa. Quando raccontava le sue esperienze al buio di notte che andava al buio dei boschi, chi l'avrebbe immaginato che oggi avrebbe ottenuto no, un seguito di questo tipo con le varie iniziative che poi ha fatto delle, delle piazze? Quindi, eh, quindi non vado ad ascoltare prima eh, come parla, perché altrimenti parecchi non, non li capirei neanche, no, probabilmente. Cioè, mi eh, baso soprattutto su quello che hanno detto ultimamente, su quello che dicono. E, e quindi da lì eh, poi no, si spera che sia brillante però ecco, non credo che c'è una durata prestabilita io vado molto sull'empatia del momento non mi piace improvvisare infatti quelli che chiedono le domande sono pochi per fortuna R le rispetto nel senso che gliele mando però già quando ti chiedono le domande e poi è capitato che qualcuno leggeva non solo io leggevo la domanda e quello leggeva la risposta <ride> cioè diventava la cosa ecco purtroppo ci sono anche questi ma io credo che invece la spontaneità sia la cosa, sia la cosa principale. Quando insomma, ci sono de, delle chiacchierate come queste, è ovvio che se poi c'è una registrazione dove sono io che parlo a, un, a, a una telecamera, magari insomma, la risposta può essere anche, anche scritta. Io volevo fare una considerazione sulle, due cose che ave, cioè, sulle ultime due cose che avete detto, detto entrambi. E' è interessante proprio il fatto dell'empatia, di mettersi comunque in, nella condizione, sia che sia un qualcosa di registrato, sia che, che sia qualcosa di, di live, comunque di mettersi in empatia con chi eh, c'è dall'altra dall parte, che non è assolutamente una cosa eh, semplice, ma anche il discorso dei, dei contenuti, per esempio... Eh, eh, a me piace molto Fabio quello che tu hai detto, il discorso di dire, eh, tra virgolette, non hai detto così però insomma almeno io l'ho interpretato, anche se non condivido quello che l'altra persona dice, però sta portando delle, eh, come posso dire, ehm, delle motivazioni per cui dà le sue, eh, le sue idee ed è la stessa cosa, poi Massimo, che io mi eh, rivolgo a te, il discorso del portare più a lungo, il, cioè prolungare il documentario perché do delle, delle spiegazioni. Ecco, quando si fanno queste cose qua, per esempio, che io condivido oppure no, magari le opinioni, perché, perché ho delle, eh, con dei condizionamenti miei, perché ho delle conoscenze diverse, eccetera. Però quando si entra in empatia, quando si danno delle spiegazioni... Valide, comunque documentate, eccetera, diventa anche interessante ascoltare più a lungo quello che ha l'altro da dire. Cioè, indipendentemente dal fatto che io condivida o no quelle cose, cosa ne pensate voi due di questo? Cioè, qualcosa che risuona anche a voi? Da tu, Fabio. Sì, no, e beh, eh, mi capita spesso, no? cioè, mi chiedono perché inviti questo soggetto, perché inviti quest'altro, cioè non capiscono, questa cosa mi fa, pur che io di, di alcuni personaggi condivido veramente il 5%, no? e cerco di, cioè, lo faccio trasparire fino a un certo punto, però insomma, spesso è cap sono capitati, poi chi ci segue sa a che cosa mi riferisco e a che cosa mi potrò riferire anche in futuro. Chissà, eh, però voglio dire: eh, cioè, le, le persone si comportano in modo speculare a, a quello che poi criticano del mainstream, no? Qual è la critica che si fa al mainstream? Fa parlare sempre questi, no? Il pensiero unico, eccetera. Quando tu però eh, invece applichi il principio pluralista, no? E quindi fai parlare anche chi sai che sicuramente. Non condivide anche con la gran parte del pubblico determinate visioni della realtà, allora ti cominciano a scrivere ah, perché lo fai parlare, non lo devi invitare, ma eh, succede praticamente tutte le settimane. Io credo che invece è chiaro che non è che invitiamo, ovviamente, cioè se invitassimo Mentana cioè, sarebbe divertente perché un bello scambio. Ma non è che chiamo Mentana e gli faccio dire le stesse cose, cioè sono comunque per personalità. Che hanno comunque una capacità di leggere la realtà in modo comunque non convenzionale, quindi partiamo da questo presupposto. Eh, però ecco, se cominciamo così, allora cioè, diventa lo stesso, lo stesso principio. Quindi la trovo una cosa particolarmente antipatica, anche perché nessuno obbliga a vedere, quindi nel senso eh, ci sono, che ne, so, tu, magari, che ne so, ci sono 30 trasmissioni in una settimana, 30 devo esagerato. Mettiamoci, sono 10, 12, 13 trasmissioni a settimana. Voglio dire, quella se sai che c'è una persona che non ti piace, non la guardi. Invece c'è quasi un masochismo per cui continuano a guardarla, a commentarla e, e ti chiedono però di, non, di abolirla. Quindi, boh, non lo so, lo, lo trovo un fenomeno anche socialmente curioso. Se io, non, tipo, io mentano, non lo guardo. Cioè proprio, ma neanche per vedere cioè se mi capita di commentare qualcosa che fa perché qualcuno ce lo segnala e poi andiamo a ripescare il video, ma non è che io la sera guardo Mentana o guardo Porro o guardo questi qua, cioè perché comunque mi, mi, mi provoca un fastidio, quindi non riesco a capire quelli che appunto reagiscono in questa maniera a che cosa poi vogliono da noi, ecco, non lo so, è la, la, la trovo qualcosa ecco, che è, è uguale a quello che che si critica del mainstream quindi bisognerebbe a volte anche ecco farci un esame di coscienza perché il, il secondo me trovare comunque delle chiavi di lettura che ti aprono il cervello poi magari non le condividi no però magari ti fanno vedere un qualcosa a cui non avevi pensato secondo me aiuta a capirne forse di più poi se proprio non la condividi la cosa ti fa schifo chiaramente questo è un altro discorso guarda secondo me eh... C'è molta gente che, siccome soffre della, della stessa sindrome di cui soffriamo noi, cioè che non, non ce la fa più a reggere questo discorso unico in televisione, automaticamente pensa che l'informazione alternativa deve essere alternativa, e confonde alternativa con contraria. Quindi, pensa: ecco, siccome questi dicono tutti A, io voglio gente che dice B, non me ne frega niente di gente che discute fra A e B, io ho già deciso che è B. Quindi voglio sentire l'altra campana. È una scelta molto difficile da fare perché giustamente come dici tu se tu fossi un, un network televisivo avresti questo obbligo e lo faresti benissimo secondo me di dare voce a tutti e con lo stesso rispetto per tutti. Nel mondo dell'informazione alternativa questo qui nostro che è molto più piccolo diciamo è molto più intimo ci si molti si aspettano che invece noi facciamo la cosa opposta siccome tanto quella roba là la dicono loro dal mattino alla sera, è perfettamente inutile che noi la facciamo finta di rimetterla in dubbio, noi diciamo B e basta, sono scelte da fare caso per caso. Certo che tu le interviste ne fai tante alla settimana, quindi è chiaro che il problema ti si pone, io ne faccio relativamente poche, una alla settimana quando va bene neanche, due al mese forse, quindi io me le scelgo invece in, ba in base a un criterio diverso, io vado a scegliere personaggi che abbiano qualcosa da dire di interessante in quel momento al pubblico che noi rappresentiamo, senza bisogno di essere polemici, però voglio dire se interessa l'Ucraina e Fracassi ha appena scritto un libro sull'Ucraina, intervisto Fracassi so già benissimo che mi darà soltanto la versione B, ma mi va bene perché in, in, la versione A ce l'abbiamo in televisione tutti i giorni, però quando ne fai tante come fai tu in effetti il problema si pone. Ma insomma è anche una pluralità per non chiudersi, no, eh, per non chiudersi in un altro eh, pensiero, pensiero unico. Questo è un po' forse l'idea anche di, di Fabio, nel senso che ci sono, forse eh, quello che diceva Fabio, ci sono alcuni che hanno proprio, non mi piace quel pensiero unico del mainstream, devo creare un altro pensiero unico. In realtà secondo me dare la versione A e la versione B e poi mettere insieme alcuni. Eh, alcune informazioni perché insomma io non credo che uno dica tutta la verità uno dica tutta tutta la falsità eh, no. ci sono cose vere da entrambe le parti probabilmente Poi stiamo sempre parlando no perché sembra nel senso eh, stiamo sempre parlando comunque di mondo non convenzionale eh? cioè, non stiamo parlando eh, eh. che arriva chi Pavone e ci racconta, no? stiamo <ride> parlando comunque di personalità che eh, offrono comunque una lettura di base contraria al mainstream, che magari vanno a punzecchiare a volte anche l'altro mondo, o comunque sia, che offrono letture certo. eh, diverse. Quindi eh, siamo sempre nell'ambito comunque del, del non mainstream, perché anche nel non mainstream ci sono tante, tante sfaccettature. Tu vedi anche sul Covid quello che è. Massimo che, che è venuto fuori, c'è cioè solo all'interno no, del cosiddetto mondo dissidente. No? Una guerra tra chi diceva non è stato isolato, quell'altro no. Se dici allora che è stato isolato, allora sei complice. Di... Si è creata una guerra anche tra ricercatori o pseudotali per cui si è creato le squadre. Quindi allora tu non parli di questo, quindi allora fai il gioco di quell'altro quando se sapessero che noi non abbiamo neanche il tempo di fare questi giochi, nel senso che la gente forse non si rende conto che non avevamo neanche il tempo di intavolare delle trattative con qualcuno <ride> cioè se ci fosse qualcuno che fosse interessato non avevamo neanche il tempo diciamo di andare a trattare i termini di questa nostra no, pseudo campagna quindi tutto quello che avviene spesso è molto più casuale eh, no, di, di quello che uno pensa che ci sia dietro no? chissà perché parliamo di quello invitiamo quello non invitiamo quell'altro cioè il mondo poi è fatto di capo. perché ci sono gli ospiti che magari da noi massimo neanche vengono no? Perché eh, stavo, è stato no? stavo per dire proprio questo cioè di tutte le combinazioni A contro A, B contro B c'è una sola che non riusciamo a fare noi cioè mettere, di andare B contro A cioè io non riesco tu non riesci ad avere un cecchi paone ospite per massacrarlo perché lui sa benissimo che se viene lì lo massacri quindi loro, quelli della versione A non si espongono mai al fronte B, è rarissimo che lo facciano. Una volta è successo, per esempio, mi ricordo quando feci quel famoso confronto con Slavo organizzato da, da BioBlu, due anni fa, e conduceva Toscano prima di essere Visione TV, e Slavo sosteneva la versione ufficiale dell'11 settembre. E penso che non sapesse, lo dico sì, con, un po, di, con po di, un po' di modestia, ma me la merito, penso che non sapesse con chi aveva a che fare perché ci fece una, una figura barbina. Ecco, però, eh, sull'11 settembre, eh, non come persona, eh, però eh, è rarissimo una cosa del genere, cioè Biroslavo fece un errore in quel caso che molti altri non commettono. Addirittura pensa lo stesso attivissimo, che fa parte diciamo, del mondo della controinformazione, anche se lui cerca di, di pennellarsi di, di ufficialità, ma vive in realtà di, 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 di internet anche lui. Anche attivissimo quando io l'ho sfidato al confronto pubblicamente, per esempio sulla Luna, quando feci la, la, la proiezione a Roma nel, il, al, al 50 anniversario nel 2019, io proiettai a Roma all'Eliseo il, il mio film sulla Luna. E lo, lo invitai pubblicamente, ufficialmente a venire alla trasmissione per poi fare il dibattito davanti al pubblico. Mica c'è venuto, capisci? Quindi lui in quel caso si è comportato come quelli del gruppo A. Io sto con la versione ufficiale, non mi mescolo con voi pezzenti complottisti. Questa è stata, anche se l'ha detto in un altro modo, è stato il senso generale. Quindi loro stanno molto attenti. Questo è un peccato perché sarebbe bello poter avere una trasmissione dove tu uno per uno inviti i vari telesi, c'è chi tutti i portavoce di queste versioni a e li metti veramente con la schiena contro il muro e, Citandogli quello che hanno detto, citandogli le contraddizioni, ma è chiaro che non ci vengono perché hanno la coda di paglia, evidentemente. Infatti, abbiamo avuto la riprova in questi giorni, no, Massimo? Che... Non volevo dirlo io, ma te l'ho non... <ride> esatto dopo che c'è stata. No, quindi... È uscito questo frammento di un video di porno che dico è impazzito! Cioè non, non, non ci credevo. Penso proprio Massimo. Chissà cioè ha detto: No, 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 vi dico un'altra cosa: non siamo mai andati sulla Luna con, poi snocciolando tutta una serie no, di obiezioni che poteva fare solo chi conosce un po' la materia, e, e quindi chiaramente in rete. È, è, è questo frammento è girato tantissimo su Telegram, eccetera. Allora lui ha dovuto fare poi una smentita che era un estratto dalla sua zuppa di porro quotidiana, ha detto no, non l'ho mai detto. Questo era il titolo, in realtà era un titolo no, basato eh, chiaramente per acchiappare i click, perché poi nel, nel, non poteva dire non l'ho mai detto, l'ha detto, e dice che il video è stato tagliato perché era una provocazione complottisti, perché era una sua reazione a una domanda in cui gli chiedevano eh, che sul fatto di bu che la strage di Buccia era sostanzialmente opera a livello visivo. Degli americani, e quindi allora dice: Allora, vi dico un'altra cosa. Non siamo andati. Insomma, non era molto chiara questa provocatura. Ci sta che volesse prendere in giro appunto i, i complottisti. Allora ci siamo detti con Massimo: Proviamo a invitarlo. Sa, eh, senza dirgli che avremmo parlato della Luna. Io sono ho solo detto: eh, Vieni se vieni nella trasmissione insieme a Massimo Mazzucco. con eh, okay, <ride> un nome la garanzia, e grazie come altri, come Giordano in passato, come altri. Non, non, non vengono, ecco, questo l'abbiamo visto varie volte. Poi c'è qualcuno che una volta ci cade, ovviamente, poi la seconda col cavolo. Eh certo. Ma noi abbiamo avuto anche, abbiamo tentato, insomma, sul discorso, adesso voi avete accennato al discorso COVID, come, come MRTV, avevamo provato a dire beh, insomma mettiamo insieme le due versioni per quanto riguardava appunto tutto il discorso dei, dei vaccini ma non per buttare eh, diciamo discredito su uno sull'altro eccetera possiamo provare a fare un dialogo costruttivo con chi la pensa in una maniera e chi la pensa in un'altra però si parlava di persone insomma medici scienziati eh. allora, quelli della versione contro erano tutti disposti a sì, sì, io ho un dialogo volentieri. Quelli della, della uh, fazione Pro, ti dicevano: no, solo se sono da solo. Certo. E per noi è stato veramente: cioè, noi non vogliamo dare discredito né all'uno né all'altro, vogliamo solo portare un po' di informazione con un dialogo costruttivo insieme. Non siamo riusciti a metterli insieme. Si chiama coda di paglia, è inutile girarci <ride> <se> intorno. <ride> esatto. Allora, eh, noi scusa, sciocchiamo... no, no. Un altro caso in mente con Pregliasco: Pregliasco mi sono trovato in una trasmissione con lui su Canale Italia. E quando addirittura alla prima obiezione che ho fatto io, Pregliasco, che non mi conosceva evidentemente, ha capito non solo che ero preparato, ma dove andavo a parare. Quando c'è stato il, il break pubblicitario, ha cercato di scappare. Ha detto: Io non, non, voglio, non voglio partecipare a questa trasmissione perché sento un'atmosfera ostile. Eh, non mi piace, io devo lasciarvi. Io, lo, io stesso l'ho convinto: fatto un po' di paracula, ma no, professore, no, rimanga. E volevo solo fare delle domande, ma comunque stia tranquillo. E allora è rimasto. no? E dopo che è rimasto, l'ho rosolato per bene perché sono riuscito a infilzarlo due o tre volte. Ma sono saputo che dopo lui ha scritto al conduttore della trasmissione: mai più nella tua trasmissione mi farai delle trappole del genere, eccetera, eccetera. Quindi trovarsi di fronte uno. Che ti pone delle domande legittime per loro è una trappola. Pensa un po' che cosa succede nella loro testa, cioè loro hanno la loro costruzione perfettina e qualunque elemento che possa creare disturbo, non hanno la forza e il coraggio e la capacità di affrontarlo. Guarda, a me mi è capitata. Eh, mi è capitato di intervistare che poi c'è stato, evidentemente la. Un, così, un segno del destino, eh, volevo invitare Crisanti e, e portarlo sempre in trasmissione con te, Massimo. E sì. quindi è iniziata una, trattati una trattativa, un, diciamo un rapporto epistolare con una sua assistente. Io, siccome, comunque, in un modo o nell'altro volevo fare, propongo due ipotesi. Una era quella di venire qui oppure di fare su un altro canale, eh, diciamo più istituzionale. Di fare una invece un'intervista ecco con domande e risposte, e cosa ha scelto? Ha scelto la seconda, quindi l'abbiamo registrata con le domande che hanno voluto prima, ovviamente, in cui comunque ero stato, cioè avevo chiesto le cose che, che volevo chiedere, eh, quindi le domande le ha accettate tutte, non ha detto questa no, questa mi, no, però poi ha dato delle risposte, è stata da una parte per fortuna che è andata persa nel senso che. Eh, in un lapsus, perché chi usa StreamYard lo sa, <ride> nel senso che a un certo punto devi cancellare perché c'hai un record di, di 50 ore no, di cose registrate. Quindi, in un lapsus preso da sicuramente un momento di stress, così eh, dovevo liberare spazio e così eh, praticamente ho liberato, siccome l'avevo fatta alcuni giorni prima è andata persa pure quella quindi non è mai andata in onda da nessuna parte magari è stata talmente di una noia, di una non risposta cioè tutte quelle cose polemiche eh, certo. che, lui, che lui ogni tanto tira fuori no? tira fuori delle mezze bombine da qualche parte che speravo magari tirasse fuori incalzato in modo specifico su alcuni argomenti, invece è stata di una noia e di un nulla che non, è, veramente non ha risposto su, di fatto su, su niente quindi, no? quindi però se lo inviti al confronto non viene certo. Ma con Massimo, intendo. Eh, certo. Allora, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua oggi per questa bellissima chiacchierata delle informazioni. Grazie anche a Massimo, che ci hai dato in merito alla costruzione di, una, di un video, di un documentario che magari le persone possono prendere anche spunto da quelli che sono insomma i tuoi metodi, i tuoi modi di, eh, di creare un, eh, un documentario. Io allora vi ringrazio tantissimo, grazie Massimo. Arrivederci, grazie a voi. Grazie Fabio. Ciao a tutti, ciao Serena. E ci vediamo alla prossima puntata di Benessere, Bellessere. Ciao a tutti e buona serata.